Ciao, oggi vi propongo nuovamente un video all'aperto, una chiacchierata con voi per raccontarvi un po' di come e perché ho iniziato ad utilizzare GNU Linux e per raccontarvi un po' il mio percorso da linuxiano. Un percorso che adesso è sicuramente molto diverso rispetto agli inizi e che non so dove andrà a sfociare. So invece dove sfocia questo fiume, tra un po' vi mostrerò la sua foce, sfocia su un fiume più grande. Mi piacerebbe che anche voi nei commenti vi descriveste un po', magari vediamo che abbiamo dei punti in comune, oppure la vostra di esperienza mi può e ci può arricchire in qualche modo. Allora, comincio io, così magari anticipo vostre eventuali domande. Ho avuto il mio primo PC abbastanza tardi, adesso non ricordo quanti anni avevo, ma era l'epoca di Windows XP, per intenderci. Io ero totalmente incapace, davvero credo di potermi paragonare a classico anziano non avvezzo di tecnologia, totalmente impacciato. Comunque avevo questo computer fisso, un Pentium 4 con 512 MB di RAM, ho iniziato ad utilizzarlo, a prenderci un po' la mano e quindi utilizzavo il PC con Windows XP, come facevano un po' tutti, no? Ho avuto la fortuna di conoscere GNU Linux nell'ambiente universitario. No, non è che ho fatto informatica né qualcosa di simile, però stranamente ero circondato da linuxiani. Quindi ho avuto modo di vedere Linux sul portatile dei miei colleghi e nell'aula informatica dell'università. Devo dire che da un lato ero molto attratto da quel che vedevo. Erano i tempi gloriosi degli effetti grafici di Compiz, vi ricordate? Il desktop, il cubo, le finestre molleggianti, il fuoco sul desktop, le esplosioni. Dall'altro lato, però, ero restio a passare a Linux. Tuttavia, c'erano alcuni miei colleghi che già mi sfottevano perché sul mio di portatile c'era Windows Vista e io cominciavo anche a stancarmi di Windows. Adesso non è che voglio parlare male di quest'altro sistema operativo, io utilizzo GNU Linux con soddisfazione, di Windows mi importa ben poco, ormai non so nemmeno come sia fatto Windows al giorno d'oggi. Però devo ringraziare anche Microsoft se adesso sono un utente GNU Linux. La mia prima distribuzione è stata Ubuntu, credo Ubuntu 8.04. Ho scaricato l'immagine ISO dalla connessione universitaria, certamente non dalla mia connessione casalinga che faceva davvero pena. Mi collegavo ad internet con un modem 56K, per farvi capire. Arrivo a casa, provo ad installarla e boom! L'immagine ISO era corrotta. Vedete che è importante controllare sempre l'integrità e la veridicità delle immagini ISO che andiamo a scaricare. Quindi cosa ho fatto? Sono tornato a riscaricare l'immagine ISO e questa volta l'installazione è andata a buon fine. Quindi, dopo un periodo di dual boot, mi sono ritrovato ad utilizzare esclusivamente Ubuntu. Ero molto soddisfatto, entusiasta di Ubuntu e entusiasta di provare tutte le distribuzioni Linux che vedevo. Ero in piena fase di distro hopping. Dopo di un paio di anni, però, decido di avvicinarmi a distribuzioni tipo Debian e Arch. Le ho installate entrambe, usate entrambe e tutto andava bene. Quando c'è stato il passaggio da GNOME 2 a GNOME 3, per me è stato uno shock. Quindi niente, sì, ho provato un po' Unity, un po' GNOME 3, ma il desktop environment che alla fine ho scelto è stato XFCE 4. Vedete, qua siamo alla foce, a destra c'ho il fiume piccolo, a sinistra c'ho il fiume grande. Non vi dico in che città sono, non mi trovo nemmeno in Italia. Niente, quindi utilizzavo XFCE 4. Sapete, chi utilizza XFCE4 di solito è molto pragmatico, non gli interessa avere un desktop scintillante nelle mille configurazioni offerte da KDE, ad esempio. Quindi la cosa è durata un bel po'. Utilizzavo Arch, utilizzavo Debian con ambiente XFCE. È tutto molto stabile, tutto
tutto quasi noioso. Solo quando avevo molto tempo ritornavo ad una fase di hopping, ad esplorare nuove opzioni. Ad esempio, mi sono interessato ai Windows Manager, in particolare ad OpenBox. Bello OpenBox. Quando c'è stato il lockdown, ve lo potete immaginare, stavo a casa, avevo tempo a disposizione e ho scoperto i Tiling Window Manager. Belli i Tiling Window Manager, però all'inizio non mi ci sono trovato molto, quindi sono ritornato al mio vecchio caro XFCE. Adesso sembra che i Tiling Window Manager mi piacciono proprio, fanno a caso mio, e sto utilizzando BSPWM. Va bene, al di là dell'aspetto grafico ci sarebbero tante cose da dire, c'è sicuramente un mondo da poter raccontare, però mi fermo qui. Ho visto che un buon 70% di voi non si è ancora iscritto, guardate i video ma non vi iscrivete. Iscrivetevi, così mi spronate a fare nuovi video. Ho già diverse idee, vorrei trattare diversi temi, ma anche voi potete fare le vostre proposte, le vostre richieste e io vedrò se e come posso accontentarvi. Bene, descrivetevi anche voi nei commenti. Magari se raggiungiamo un buon numero di iscritti organizziamo una live. Già mi immagino una live con Gentoo, dove installo Gentoo o Linux from scratch. Il mio portatile non sarà molto contento di compilare sorgenti per ore ed ore, però magari è interessante. Insomma, a me piacerebbe interagire con voi nella chat o in qualche modo, sarebbe interessante. Bene, vi auguro già un buon fine di anno e, come dicono qua, scivolate bene nel 2023. Alla prossima, ciao da Clarintux.